Questa mi sembra la puntata dedicata alle passioni, no? Beh, vi dico che ce ne vuole una davvero forte per partecipare a una gara pazzesca come quella di cui vi sto per parlare, la North Face Lavaredo Ultra Trail. È una gara di corsa in montagna davvero molto lunga, pensate, ben 119 km per uomini e donne di ferro. Un evento spettacolare organizzato in tre gare, la prima, la gara madre, da 119 km, quella da 47 e l'ultima novità, la 20 km denominata Cortina Sky Race, vinta quest'anno dai nostri concittadini Manu Esperanza e Monica Gaspari. Insomma, una gara sensazionale tra le montagne più belle del mondo. Ci racconta com'è andata l'organizzatore Simone Brogioni. Questa era la nona edizione della The North Face Lavaredo Ultra Trail. Quest'anno abbiamo avuto tre gare, con la prima edizione della Cortina Sky Race, una nuova gara di 20 km e 1000 metri di dislivello positivo. La Cortina Trail, 47 km, aveva 1300 iscritti, tantissima gente anche dall'estero, così come la Lavaredo Ultra Trail, la gara regina, con i suoi 119 km e quasi 6000 metri di dislivello positivo. Quest'anno abbiamo avuto 56 nazioni rappresentate. E anche per quanto riguarda il podio, le prime quattro posizioni sono state occupate da quattro atleti di nazionalità diverse. Sotto l'aspetto prettamente tecnico è stata un'edizione molto veloce e questo ha permesso ai due vincitori di stabilire il nuovo record della gara, sia in campo femminile con la francese Caroline Chaverot, vice campionessa mondiale, che è riuscita peraltro a battere la campionessa mondiale Nathalie Moncler, sia in campo maschile, dove c'è stata l'affermazione del norvegese Didrik Hermansen, uno degli atleti più in forma di questo momento, anche lui con il nuovo record della corsa. La Lavaredo Ultra Trail non è sicuramente una gara per tutti, tanto che per l'iscrizione è necessario aver acquisito negli ultimi due anni un cosiddetto punteggio qualificante, ovvero un curriculum di gare di ultra trail già compiute. L'ultra trail è uno sport non estremo, ma diventa estremo se non si è sufficientemente preparati. È necessario avere un materiale che peraltro è obbligatorio per compiere tutto il giro, quindi dalla scorta idrica alla scorta alimentare, soprattutto l'abbigliamento adatto a condizioni di maltempo in alta montagna, per cui una giacca a vento, un telo termico e così via. I partecipanti alla Lavaredo Ultra Trail sono sicuramente tutti quanti preparati, poi ovviamente c'è chi impiega 12 ore come i grandi campioni, c'è chi ne impiega 30 ore come gli ultimi che arrivano al traguardo. Il percorso della Lavaredo Ultra Trail abbraccia tutto il meglio delle Dolomiti di questa zona: il Monte Cristallo, il Lago di Misurina, le tre cime di Lavaredo, Malgarastual, Val Travenances, Forcella Col de Boss, Rifugio Col Gallina, Rifugio Averau nella zona delle Cinque Torri, Mondeval, Rifugio Croda dal Lago, dove è l'ultimo ristoro, e poi infine a Cortina, dopo appunto 119 km, 5850 metri di dislivello positivo. Cortina è totalmente coinvolta in questo evento nei giorni della gara, sia a livello di atleti, sia a livello di volontari, che sono fantastici e sono sempre disponibili a qualsiasi ora del giorno e della notte, sotto la pioggia e sotto il sole, e anche a livello di pubblico, perché chi non corre e chi non è a dare una mano si trova in Corso Italia o lungo il percorso a fare il tifo agli atleti in gara. È una cosa che è sempre molto apprezzata. Gli albergatori e i commercianti sono direttamente coinvolti nell'evento e sono veramente felici di avere nel loro paese un evento internazionale così importante. Dopo la soddisfazione dell'edizione 2015, allora ci rivediamo a fine giugno 2016 per quella che sarà la decima edizione, quindi una grande festa per Cortina, per tutto il territorio, per tutti gli atleti di Ultra Trail.